Tutelare e valorizzare i siti minerari dismessi e il loro patrimonio storico, archeologico, paesaggistico ed ambientale è l'obiettivo della proposta di legge dei gruppi di centrosinistra in Regione Abruzzo presentata al Consiglio regionale. Dopo la cessazione della fiorente attività mineraria che ha interessato la regione nel Novecento, resta un considerevole patrimonio minerario da conservare, riconvertire e riqualificare e soprattutto rendere sicuro. In base agli ultimi dati Istat, che si riferiscono al 2018, a livello nazionale sono stati censiti 94 siti minerari attivi, di cui soltanto 75 in produzione. Per l'Abruzzo, dati Istat del 2016, sono 40 i giacimenti minerari abbandonati. 22 nel Pescarese, 16 nell'Aquilano e 1 in provincia di Teramo, che possono essere rivalorizzate naturalmente in sicurezza, e questa proposta di legge tende a costituire una sorta di testo unico di tutte queste norme che sono state già concordate in parte con le associazioni. Parlo per esempio del GRAIM, parlo per esempio del CARS e dell'Associazione Speleologica Abruzzese, che potranno tutti quanti collaborare per far individuare alla giunta regionale il piano pluriennale della rivalorizzazione delle miniere abruzzesi. Tra l'altro queste miniere possono diventare anche fonte di ricerca scientifica. Per quanto riguarda le miniere della Maiella, che ormai diciamo mettono insieme 12 comuni della parte settentrionale della Maiella, da Popoli, Serra Monacesca, Bateggio, Roccamorice, Manoppello, Letto Manoppello, eccetera, sono stati fonti di ricerca universitarie che per esempio per il bitume diciamo dovevano scendere a profondità molto elevate, che invece grazie al GRAIM sono potute entrare in queste miniere e trovare quello di cui c'era bisogno già a profondità molto molto più ridotte.